senza errore, lanciamo spesso la filone nel vento, su cui era scritto libertà con l'accento. In collaborazione con Comune di Cavriago, Scuola Internazionale di Comics, Reggio Emilia. Facciamo prettamente funky, quindi ripescato un po' proprio dalle origini del funky, ovviamente rimodernizzato. Ognuno di noi ha le sue influenze, diciamo che partiamo proprio dal funky in origine, quindi funkadelic, parliament. Abbiamo sentito il check del palco numero 5, spaccano veramente un sacco, e l'altro gruppo non l'abbiamo sentito perché ha fatto il check che noi non eravamo ancora qua. I don't know where I am when she slams the door and break the spell. But you never really thought about the story that you tell. But I know, yeah, there's somebody you wanna know. Remember when I flew around, we always fly into the sound. But you never really thought that you were falling to the ground. But I know. Somebody you wanna know. On a plane, forgot to make me see the train. Leave me on my features in the rain. Leave me on a plane, forgot to make me see the train. Leave me on my features in the rain. Poteva andare meglio, ma dai, ci siamo divertiti. D'accordo. Potevamo fare 8, abbiamo fatto 6. C'è il testo dei primi e la parodia di un testo, non un testo. Ah, sì. You wanna shake your body,
You've Got Fire in Your Hands è la parodia di un testo di qualsiasi brano di Basic, solo, di sì. funky degli anni 60. Loro erano la parodia di un gruppo di funk. Tutto torna. Okay. Ma. Beh, non in ogni caso. I Get the Fire. L'hanno tradotto con Google Allora io l'inglese non capisco mai, per quello ho detto la traduzione è allucinante. Sì, la traduzione è che se io tengo il fuoco. Nonostante questo, io trovo che volevo poi provare a dire quello, cioè, quindi dimostrare una mia tesi, cioè che l'uso comunque della lingua inglese, di lingue extra italiano, ma sappiamo poi bene che si riducono soltanto all'inglese, porta dentro musica un po' diversa rispetto a prima, e quindi dal punto di vista musicale ne ha sicuramente guadagnato. Sì. Detto questo, dal punto di vista della qualità del testo, no. Il prossimo gruppo che sale sul palco si chiama Palco, non al centro punto, era la Bologna. Siamo cantautori italiani, quindi scriviamo in italiano e veniamo tutti quanti da generi diversi, ma quello che ci unisce probabilmente è il rock, e col progressive si può mescolare i vari generi che ci prendono un po' dai nostri background. I testi li scrive tutta lui, i testi li fa tutti lui. Il prossimo invece è il pezzo in concorso, si chiama Il Cerchio Quadra e cerca di dare una quadratura a tutte quelle cose che non quadrano e in realtà la trova semplicemente non pensandoci. E quindi lasciandole andare con molta leggerezza, così. Mi dissocio dal reale, accartoccio le distanze senza esitare o rispettare alcuna legge fisica. Districare un paradosso, spesso apro una voragine che tutti inghiotte di pensiero vortica, vortica. Ora, che spirale disegna e pensa, cerca e non riesce mai a trovare. Filosofare a mezzanotte, a testa di sé, a testa di sé. E i va sotto le stelle non nascono mai. Non detto sentirsi fragili, lanciarsi per vedere se è facile. Sotto le stelle mi riporta qui a sospendere il mio volo solo per lei. Quindi tanto il posto non c'era mai venuto e abbastanza
spacca se concerto. 8, concordo, straconcordo. 8 perché c'era un caldo che se davamo al massimo scoppiavamo. 8 perché mi scivolava le dita sudando, quindi. No, però il posto ti carica, quindi. Bello più. È un palco magnetico di conseguenza. Viva Cavriago, cioè, grande! Viva Telerezzo! Grande Telerezzo! Poi secondo me ha sbagliato brano i secondi comunque. Beh, mica solo se non era... tutti, secondo me. No, però secondo me i palco numero 5 potevano veramente scegliere l'altro brano. Tra l'altro sono di un altro mondo. Lì hanno. Sì, non è questo in discussione, ma ho già visto dalle schede, non è. È che hanno scelto proprio il più mediano di tutti. Potevano scegliere quello che volevano. Perché sembra che scegliano un brano che secondo loro dovrebbe piacere di più agli altri. E quindi quello che si allontana meno dalle loro caratteristiche. È stata la prossima scelta commerciale, mi sembra il più radiofonico. Andrea, no, è che loro non avevano, secondo me, idea di cosa era il premio d'Avoglio, quindi di presentare una canzone, secondo me si erano dimenticati totalmente di quello che era il le hanno buttato una casa in pratica. E ne hanno buttata uno. No, in realtà c'era il tentativo di intro melodico, c'erano alcune, lo dico per forse ha ragione Andrea, però comunque quando sei di un altro pianeta, ma di un altro pianeta, prendi il pezzo che vuoi. Ma una roba così, no, però io 12 anni l'ho mai vista. Te la metto giù in un altro modo. Io, che non, musicalmente, come cultura personale, non c'entro tantissimo con loro, però preferisco, per esempio, come canzone, come prodotto finito, il brano che ha vinto la serata dei Radio Tears a loro. Perché è molto più compiuto, sono due accordi, sì, fa la e re, ma sì, ma ok. Però la melodia si apre, ha un altro senso. Questo hanno suonato in maniera arrangiato in maniera ineccepibile. Hanno voluto togliere quelle che per loro, secondo loro, forse erano asperità, sì, legate cioè, secondo più me al loro stile. Hanno fatto un prodotto più medio. È diventato più mediocre. No, ma guarda, tecnicamente quando giudichi i pezzi, dici giudichiamo la canzone, perché questo è la filosofia. La filosofia del concorso va tutto bene, quando vedi della roba che va oltre, la stratosfera, cioè non personalmente, cioè, ma sinceramente siamo a livelli stellari qua. Cioè. Anche con le altre canzoni non credo che insomma possiamo, però ripeto, potevamo fare una scelta migliore, secondo me gli ultimi due brani in particolare, forse l'ultimo, ma certamente gli ultimi due, quattro volte su l'ultimo era un po' troppo di palco. Sì, l'ultimo era veramente molto bello, sì, però insomma capisco che no, da uno ci mette uno dentro, però lì cazzo ha proprio loro il suo sì, ci sanno quello che fanno, cioè sanno quello che... Facciamo del pop rock con i testi in italiano, quindi diciamo che il nostro genere è rimasto un po' quando abbiamo iniziato, quindi non è proprio attualissimo. Il livello diciamo che è abbastanza, loro sono senza dubbio più moderni di noi, però cioè, ormai ci siamo. Non saremmo credibili a fare il loro genere. Sì. Abbiamo deciso di provare a fare delle cose, non pensavamo neanche noi di arrivare a questo punto, abbiamo fatto un CD un anno fa e ora siamo qui a fare da Olio. È più una gara con noi stessi. Ultime presentate sul palcoscenico è un gruppo di Reggio Emilia, in particolare di Cavriago. Presentano la loro musica con un po' proprio italiano, in realtà sono un gruppo di ragazzi, ex ragazzi, che hanno già una certa esperienza di palco, quindi hanno deciso di fare un esperimento, di riproporsi sul palco dopo molti anni dal loro esordio. Vieni tua madre! Strada dietro me, un po' realtà, un po' fa
favole. Da lì sei arrivato qui e la rivivi come un film. Erano giorni di rumore, la stagione dell'amore come un vento travolgeva ogni pensiero, ogni tua idea e ogni cosa che facevi. Ogni cosa che dicevi aveva quel sapore magico mai più trovato. Oh, 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 quanti anni. Oh, 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 oh. Ma la vita attorno a te, te ne sei accorto, ha continuato a correre mentre tu sei sempre lì, prigioniero del tuo film. In città c'è gente nuova, suona musica diversa, più l'ascolti e più ti senti fuori tempo e sintonia. C'è una lingua che non parli, delle idee che non conosci, ma anche tu come tuo padre scuoti il capo e basta. Allora, commenti? Beh, i commenti degli andrò già fatti. No, vabbè. Una sete della Madonna, il bilancio comunque. Sì, no, perché secondo me è positivo. Anche cantato in italiano diventa un po' complesso. 2, 4, 6. No, no, qua è il primo. Beh, 43, 43. Forse nel secondo. 2, 4, 6, 7, 10, 13, 49. Il terzo? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 44. Ho capito. Un mezzo l'altro. Sì, no. Tre set, tre proposte decisamente differenti nella quarta serata del Da Oglio. I primi a esibirsi sono i Red Atomic Elephants, che vengono da Modena e che dichiarano il loro debito alla black music, in particolare ai Parliament, alla musica di George Clinton. Il quartetto in effetti sembra subito proiettarci verso un sound vagamente alla Isaac Hayes, ma gli accenti ritmici mancano un po' di groove, anche se sono suonati con precisione. La chitarra riporta alla mente delle cose più funky dei Talking Heads nei primissimi anni 80, ma in generale per l'uso di atmosfere modali e la frequente strutturazione su un solo accordo di lunghi passaggi, oltre ai Talking Heads anche tutto il funky bianco dagli Average White Band fino ai Red Hot Chili Peppers tra gli anni 80 e 90, insomma, sembra avere echi nella loro musica. I brani però, bisogna dirlo, non esplodono, sono come privi di un climax vero. Sembra spesso, per la riconoscibilità del suono, che siano la tribute band di qualcuno o di qualcosa. Finalmente nel terzo brano, di cui i ragazzi non annunciano il titolo, esce qualcosa di personale, un groove un po' pigro, indolente, che non è un semplice rifacimento, anche se manca ancora una zampata, per così dire, qualcosa che dia più sostanza al suono. Motel Connection in concorso è ben suonata davvero, è la canzone che più ricorda il vero padrino del funky, James Brown, pur ricadendo nella categoria anche questa del suona un po' come una cover di qualcos'altro. Il testo in realtà è il vero punto debole della canzone. Per tematiche e linguaggio sembra quasi la parodia di un testo di Joe Tex e non basta ripetere quegli stilemi per ricreare la stessa atmosfera. Agli Elefanti Rossi potrebbe giovare un modo per risolvere un certo senso di incompiutezza nell'atmosfera dei loro brani, ad esempio con un solismo un pochino più esuberante nei lunghi incisi strumentali. I quattro danno il meglio di sé nella contaminazione, quando nella riproposizione del funky infilano temi musicali differenti, e quella è la strada che probabilmente dovrebbero battere. Del resto la musica nera è proprio la musica di contaminazione per eccellenza. I Palco numero 5 vengono da Bologna e anche se nella propria scheda personale citano il cantautorato tra le loro influenze, io faccio un po' fatica a scorgerlo, a meno che riff molto decisi, unisoni precisi di chitarra e basso, voce tra melodico e sovracuti nello stile di John DiLeo o di Mike Patton non siano tipici di qualche cantautore, ma io non credo, almeno non nel senso che diamo comunemente a questo termine. Aggiungiamo pure che la ritmica del quintetto è decisamente potente quanto elastica e che gli arrangiamenti sono complessi, quasi da prog
eppure per la maggior parte senza le sbrondolature del progressive più insulso, ed ecco che abbiamo un'idea un po' meno vaga del loro sound. Il cerchio quadra, in concorso, non è forse il migliore pezzo che hanno presentato, così in cerca di una cantabilità non completamente sviluppata che alla fine lascia appena insoddisfatti. Altre composizioni sono parse in generale di maggior spessore. Tecnicamente i bolognesi sono validissimi, eseguono cambi di tempo e di dinamica con maestria, imbroccano anche qualche passaggio classicheggiante grazie all'uso mai invadente del pianoforte. Mi ricordano una versione spiritosa e più rock and roll della lussureggiante orgia di suoni dei Queen, una versione più indie e certamente priva di qualsiasi kitsch. I Palco numero 5 hanno dalla loro anche la capacità di trasmettere al pubblico il divertimento che provano sul palco ed un'eccellente presenza scenica. Ultimi terzi a salire sul palco sono il Lievito Madre, un quintetto reggiano o meglio ancora cavriaghese. Loro sì, decisamente più cantautorali pur con un suono rock oriented. Un po' nomadi, un po' il miglior venditi in alcune cose e il Renato Zero, quello autore efficacemente drammatico, è raffinato in altre. È un rock diritto, per così dire, senza scossoni ritmici, una musica leggera di qualità, senza grosse sorprese negli sviluppi armonici e melodici. La voce è sempre molto tesa, una buona voce che forse guadagnerebbe però nel trovare toni più bassi e misurati. La musica non serve, è decisamente la miglior canzone del loro set, la canzone in concorso. Emozionata ed emozionante a tratti, con una bella sonorità anni 70 e una melodia nostalgica e rabbiosa insieme grazie all'ottima interpretazione. Quando la vena compositiva o l'ispirazione sono al livello di La musica non serve e aggiungiamo anche la presenza di un solista di valore come il sassofonista che si è aggiunto nella seconda parte del set, siamo di fronte a un pop rock di ottima fattura, pulito ma con una grazia apprezzabile ed un senso classico della forma canzone, una cosa, una caratteristica questa che è sempre più difficile da trovare. Stasera abbiamo individuato il semifinalista nel gruppo che viene da Bologna, Palco numero 5. E grazie a tutti comunque, tutti bravissimi. Ci tocca rifare 200 km. Siamo divertiti. Comunque viva Cabriano. Uno ha un proprio genere, i propri generi che gli piacciono, però principalmente tutti noi ascoltiamo tutto. La musica si suddivide in musica che ti piace e musica che non ti piace, indipendentemente dal genere. Quindi comunque in generale, principalmente musica leggera, insomma, non è che... Sì. Io ascolto non è che tutto, anche dall'house pesante al... Io diciamo che musica classica. Musica non è classica, che, cioè, ascolta anche musica classica. No, sì, però in percentuale, diciamo, non so, 10%. Sento anche classica, i rumori dell'autostrada, quando ci siamo in mezzo. Le suonerie dei telefoni. Beh, io ad esempio dai PG's alla PFM, quindi per dire. Bel posto. Bella gente, bel paese, sì. Impianto potente che ti carica, un bel locale, veramente bello, un palco magnetico e bella gente sotto alla tua via. Riassunto che ci siamo divertiti un sacco, quindi è quello che conta. Serata positiva, ha risposto bene, pollice su. Io vorrei rubare l'ampli del chitarrista che me l'ha prestato e mi è piaciuto. Invece il microfono Shure che fa la voce megafonata. E io dico una cosa che invece mi è piaciuta, non mi era mai capitata. Cioè l'ultimo gruppo che ha suonato, a parte che ha riempito il locale, erano tutti loro amici, quindi innanzitutto grazie per quello. Abbiamo rubato un po' di pubblico stasera. È stato bello perché hanno scritto un'email a noi prima dicendo: ma come va, siete carichi per la serata? Noi sì, però siamo un po' preoccupati perché è 20 anni che non suoniamo. Allora vai a vedere la loro pagina Facebook, era vero, cioè erano un gruppo quando avevano 25-26 anni, avevano la musica setta. C'era già Facebook 25-26? No, vabbè, noi non lo sapevamo. Cosa dici? Quindi è stato bello, di brutto, è stato bello che hanno mandato queste email per condividere il loro pensiero, non era mai capitato, cioè, di solito fai un concorso e vai di personale, loro
Sentivano davvero sto debutto, è stato bello. E forse noi sicuramente, perlomeno noi possiamo andare a lui, sicuramente forse sì, noi cazzo. Allora, noi possiamo andare a lui, ma non solo a questi gruppi, a chiunque volesse prenderlo, noi ci sentiamo di poter regalare cassa. Beh, oltre a regalare cassa, diciamo che abbiamo sicuramente regalato dell'energia, e questo è passato. Io poi avrei preso dall'ultimo gruppo il sax soprano, perché ci sono pizzerati. Ah, non conosci? No, ma siamo dei ladri sotto sotto, un po' cleptone. No, è stato bello comunque, sì. Cioè, il rapporto anche con gli altri musicisti. Sì. Sì. Molto simpatici e molto anche chiacchierato, sempre bello. In collaborazione con Comune di Cavriago, Scuola Internazionale di Comics Reggio Emilia.